Salve a tutti, oggi vi parlo di Rocket Man, film del 2019 diretto da Dexter Fletcher e scritto da Lee Hall. Non è vero in realtà che questo biopic musicale su Elton John nasce per cavalcare il successo di Bohemian Rhapsody. Assolutamente no, perché questo film era in sviluppo da quasi 20 anni, mentre Bohemian Rhapsody solo da 5 o 6. Comunque, in realtà, questo film è l'opposto antitetico e diametrale di Bohemian Rhapsody. Innanzitutto non è un film musicale, ma un musical, e questo approccio da parte del film è molto intelligente in realtà, perché gli consente di raccontare la vita di Elton John mostrando che la sua arte è autobiografica, mostrando che è un'espressione genuina della sua intimità, della sua interiorità. Ed è un musical che fa tesoro di tutta la storia del musical, a partire da Cantando sotto la pioggia fino a Hair, passando per i più recenti Across the Universe e La La Land. E appunto perché in realtà c'è una differenza non soltanto stilistica con il biopic su Freddie Mercury, perché laddove quel film censurava, non diceva, invece questo film dice tutto fin dall'inizio, perché Elton si presenta dicendo di essere un alcolizzato, un cocainomane e un sessuomane. All'inizio il film in effetti è un po' soverchio su certe cosucce, perché Elton si presenta in scena appunto con un assurdo costume arancione da diavolo alato. Ma dov'è che in realtà sta per entrare? Sta per entrare non a svolgere un concerto, ma in un gruppo di sostegno per farsi aiutare a curare i suoi problemi. In realtà, però, tutto troverà spiegazione nel prosieguo del film. Sembra che questa entrata in scena sia un po' ridicola. Ma in realtà, cosa si scopre? Che è lo stesso Elton che nel corso del film rievoca con rammarico la propria parabola, prima ascendente e poi discendente, e quello spazio, quel cerchio di malati come lui, diventa in realtà da subito uno spazio onirico. Non è uno spazio reale, è uno spazio appunto dove si materializzano tutta una serie di fantasmi del protagonista, a mano appunto che il film va avanti. E questi fantasmi non sono la droga, l'alcol, il sesso, sono persone. E qual è la prima persona che si materializza agli occhi dell'adulto Elton? Lui stesso, da bambino, proprio lui appunto che chiedeva continuamente al suo padre bigotto, omofobo e senza sentimenti, di dargli un abbraccio. In effetti il film, come vi ho detto, è un po' esagerato all'inizio, perché sembra scivolare un po' troppo sulla descrizione del cinismo e della freddezza che caratterizzano questo padre, ma anche questo fa parte di un discorso che il film vuole costruire sulla lunga distanza. E c'è un'altra scena che forse lascia un po' perplessi, quella di un Reginald Dwight, perché Elton John è un nome d'arte, lui si chiamava Reginald Dwight, questo Reginald bambino che dirige un'orchestra immaginaria in piedi sul suo letto attraverso una torcia e poi suona un piccolo pianoforte. Anche questo in realtà è un discorso che il film vuole costruire a lungo termine, è una scena che viene recuperata. Intanto però cosa succede poi? Che il film va avanti, Reginald cresce, frequenta la Royal Academy of Music, grazie soprattutto alla lungimiranza di sua nonna, perché suo papà appunto è un mostro, sua mamma anche perché tradisce suo papà, sua mamma è interpretata da Bryce Dallas Howard, la figlia di Ron Howard. E cosa succede poi? Reginald, ventenne, lo troviamo che suona il pianoforte come turnista per alcuni gruppi. E proprio lì, appunto, trova un altro musicista che gli dice una cosa molto importante: devi uccidere la persona che ti volevano far essere per essere quello che davvero vuoi essere. Una frase che diventa un po', un emblema di quello che il film vuole dire, ma senza svelare troppo, poi si va avanti, il film si evolve, appunto Reginald decide di cambiare nome in Elton e conosce il suo amico e collaboratore di una vita, Bernie Taupin, interpretato da un bravissimo Jamie Bell, ossia l'ex Billy Elliot. E considerando che il film è scritto dallo sceneggiatore di Billy Elliot, c'è una certa coincidenza. Comunque, Elton John, il vero Elton John, ha detto di Bernie:
Senza Bernie non esisterebbe Elton, senza di lui il viaggio non sarebbe stato possibile, e in effetti il film mostra la loro simbiosi prima di tutto da un punto di vista artistico, perché Bernie scrive i testi, li invia a Elton e lui li completa con la melodia, e le note gli escono fuori senza che neanche lui stia a pensarci. Ma è soprattutto un amico davvero prezioso, perché Elton cerca anche di baciarlo, di approcciarsi amorosamente a lui, ma cosa succede? Bernie lo respinge, ma con un tatto, con una grazia davvero che inteneriscono. Appunto, Jamie Bell è molto bravo a dare un'idea della tenerezza di questo personaggio, ma anche Taron Egerton è bravissimo, e in certi momenti la regia di Fletcher lo inquadra in un certo modo e davvero è difficile distinguerlo dal vero Elton John. Comunque, per Elton poi iniziano problemi, e iniziano i problemi, sono anche belli grossi, perché innanzitutto deve confessare ai suoi genitori di essere gay, deve farlo perché ora è un personaggio pubblico e deve impedire che la stampa usi i suoi genitori per un'ipotetica macchina del fango, ed ecco che deve affrontare ancora una volta quel mostro di suo padre in una sequenza commovente di una durezza che lascia traccia e che resta dentro, e poi deve rendersi conto che il suo fidanzato segreto, cioè il suo manager, in realtà lo ha imbrogliato, lo ha sedotto soltanto per i soldi, per interesse. Ma intanto passano gli anni, perché Elton non ha il coraggio di lasciarlo, o forse non lo fa perché crede ancora a una relazione in cui in realtà il suo partner non aveva mai creduto. E allora appunto si succedono gli eventi, le poche gioie, i tantissimi dolori e i brani da musical. E probabilmente i numeri musicali della prima parte non danno proprio il massimo, si sente effettivamente che c'è un po' di fiacchezza, ma forse è la preparazione a una seconda parte con il botto. Infatti in questo momento il film si sta solo preparando a spiccare il volo proprio con il brano che dà il titolo al film, con una sequenza straordinaria che fa tornare quel bambino, quel piccolo Reginald che suona il pianoforte. E intanto allora il film mostra, perché il pregio del film rispetto a Bohemian Rhapsody è quello di non avere paura di essere crudo, perché mostra appunto il sesso gay, mostra le bottiglie, mostra la polvere bianca e mostra persino i tentativi di suicidio. E considerando che lo stesso Elton John ha supervisionato la realizzazione di questo film, davvero, e ha voluto questa sua rappresentazione, davvero è una cosa non da poco, appunto. E cosa succede? Che il film, costruendo i numeri musicali con una chiave onirica molto interessante, in realtà permette di saltare da un momento all'altro, perché dopo ogni numero musicale c'è Elton che dice: ma dove sono? Dove mi trovo? Quanto tempo è passato? A volte è passata una settimana, a volte sono passati anni. Appunto, Elton che subisce questa sua vita davvero devastata, senza poter reagire e senza poterla vivere davvero di prima persona. E poi quel bambino, appunto, che suona il pianoforte, torna anche alla fine e continua in realtà a chiedere un abbraccio, torna come fantasma tra i tanti che perseguitano Elton nel suo cerchio della fiducia di questo gruppo di sostegno. E allora continua a chiedere un abbraccio, ma stavolta non lo chiede più a suo padre, lo chiede a qualcun altro. Ed ecco svelato il cammino che Elton ha dovuto fare nella sua vita e che il film fa con lui. Lui sbagliava in realtà a credere che fossero gli altri ad essere cattivi con lui, che fossero solo gli altri ad essere stronzi, ad essere egoisti. E allora cosa succede? Lui capisce finalmente che gli altri sono ciò che sono e non si può cambiarli. Allora chi è che si può cambiare? Si può cambiare se stessi. E allora ecco per stare bene cosa ha dovuto fare Elton. Ha dovuto imparare ad amare se stesso. Per anni si è trascurato, per anni si è odiato, perché odiando se stesso credeva in realtà di odiare gli altri, ma in realtà stava odiando solo se stesso. Ed ecco allora che ha dovuto imparare a volersi bene da solo, ed ecco che le canzoni acquisiscono
un significato importante, alcune di esse appunto nel corso del film, perché l'uomo del razzo, Rocket Man, cosa deve fare? Può contare soltanto sulle sue di forze una volta che ha spiccato il volo, una volta che è da solo in mezzo allo spazio, e allora può solo volersi bene, da solo può solo sconfiggere i propri demoni, da solo. Bellissima questa riflessione, inaspettata davvero, che fa il film e appunto lo rende davvero un film sentito da parte di Elton John, appunto un film autobiografico come sono appunto le sue canzoni. E allora complimenti a Taron Egerton, complimenti a Dexter Fletcher, la sua regia davvero è ottima, ha fatto qui un lavorone, era stato chiamato anche in extremis per completare Bohemian Rhapsody all'ultimo, ma qui davvero complimenti al lavoro di Fletcher, e poi anche il montaggio è abbastanza buono. E complimenti a questo musical sulla vita di Elton John, che vi consiglio di andare a vedere ancora in sala, sbrigatevi, davvero, è molte spanne sopra Bohemian Rhapsody, lo batte di molto. E allora per questo Rocket Man il mio voto è 8, ci vediamo domani con un'altra video recensione, buona visione di Rocket Man e buon cinema a tutti!